siamo a Colle Lungo, che in alcune carte storiche si chiama anche Collo Lungo, perché ha questa forma di un molo naturale che si estende e si proiettava verso il mare. Attualmente quelle che erano le anse che fungevano da riparo per le navi sono interrate. Lorenzo, che toponimi ci sono qua? Infatti nella parte sud di Colle Lungo il toponimo è Porto Vecchio. C'è da dire anche che qui arrivava una strada carrabile molto importante che veniva da Sarrabano e quindi probabilmente questo porto aveva, era diviso in due parti, una parte sud e una parte nord, e veniva usato a seconda dei venti, che spiravano dal mare. Certo. Insomma. Ma a Colle Lungo come non soffermarsi e parlare di questo oliveto bellissimo, artisticamente disordinato, Lorenzo? Allora, hai ragione te con l'artisticamente disordinato. Da documenti di archivio si trova che qui fino alla metà del 1800 era tutta macchia. Successivamente questa macchia è stata disboscata e sono stati lasciati le piante di olivastro, che poi sono stati innestati da degli innestini che venivano dal Pistoiese. Infatti si vede che è artisticamente disordinata questa oliveta. Di solito le olivete piantate seguono un sesto regolare. Seguono un sesto regolare. Altra peculiarità di questa oliveta è la fronda bassa degli alberi, che sono potati tutti ad altezza della bocca dei daini. E sì, quando ci sono al pascolo le vacche maremmane, il taglio, la frangia si rialza, sì, perché naturalmente la vacca è più alta. Invece qui abbiamo, controlliamo ormai questa presenza di insetti patogeni monitorati, perché in questo oliveto c'è attualmente un progetto di riconversione, chiaramente biologico, e monitoriamo, cosa stiamo monitorando? Queste sono trappole ad attrazione, a duplice attrazione. Un'attrazione visiva colorata, infatti sono trappole gialle, e in più nel mezzo c'è una fialetta che contiene feromoni femminili che attraggono gli insetti, i maschi, e si vede che è quadrettata regolarmente per facilitare il conteggio degli animali che ci rimangono appiccicati. E qui Lorenzo si vede bene? Qui si vede bene l'innesto, queste gibbosità sono causate dall'innesto sulla pianta selvatica. Sì, sì, sì. E girando per l'oliveta si vedono delle forme veramente strane. Guarda, ecco. Qui c'è un nido di picchio, guarda. Non sembra frequentato, magari ci potrebbe essere una cinciallina. Comunque andiamo via per non disturbare troppo.